Non so neanche tu, Cristina. Devo vedere la provocazione. Ah, ho capito, ho capito. Però comunque potresti a turno. Dimmi tu, guarda. Io sto un po' in imbarazzo perché di solito, cioè, sai. Se te vuoi, ci vediamo stasera, tutto qua. Pronto? Senti, orientativamente, quanto è il costo della performance? Ho capito, vabbè, dai, sei onesta. Senti, nel caso in due no, vero? Cioè in due con te. Chiaramente è tutto a un prezzo, mi rendo conto perfettamente questa cosa. Pronto? Ti sento male, scusa, siamo in viaggio, stiamo praticamente arrivando dalle parti tue. Noi adesso siamo in Calabria, ma abbiamo una serata stiamo girando l'Italia con questa band e tutto qua. Dunque se pensiamo di poter stare da quelle parti per mezzanotte, troveremo un albergo, poi magari chi vuole, insomma, ci incontriamo poi. Beh, se c'ho delle amiche ci portiamo lì nell'hotel, no? Tutte quanti, 4-5 le trova. Senti, Cristina, ma tu nel caso, se noi abbiamo un albergo in quella zona, te verresti magari in albergo? Ah no, va bene, niente. Va bene, dai, senti, come facciamo? Ti richiamo stasera? O è necessaria la prenotazione? Senti Cristina, adesso ti chiedo una cosa che ha dell'assurdo. Siccome molte spese di viaggio ci vengono rimborsate, lo so che non esiste, però magari tu ci fai un foglio scritto che ci dici bene o male che è una spesa, magari un massaggio, così l'impresario ci rimborsa, perché sennò. Che dici? No, 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 noi siamo un po' stanchi per il viaggio, però capito cioè, lui lo saprà che noi abbiamo delle spese extra di questo tipo, però siccome ha detto che tutto ci rimborsa, magari, non so, una ricevuta, un foglio. Ah no, ma no, senza dati personali, basta che ci dici, guarda, tutto qua. Va bene. Senti Cristina, siccome siamo imbottigliati, ti richiamo semmai stasera e con più calma, e semmai, capito? Ci incontriamo. Ok? Ciao, ciao, ciao.